Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio fare un giro attorno al mondo dell'orologeria, ovvero parlare di artigiani che si occupano di accessori, come dire, strumenti, eccetera, che ci possono interessare noi appassionati di orologi che cerchiamo sempre qualche cosa di nuovo. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo supporto con un like e iscrivetevi al canale così da non perdere nessuna novità. Non indosso nessun orologio perché oggi non parliamo di orologi, quindi così, una pazzaria, una cosa proprio fuori dal normale. Bando alle ciance. Allora, prima cosa e primo brand di cui vi voglio parlare, Artigiani del Vintage, che mi ha regalato questa splendida maglietta quando gli ho parlato di questo progetto, ovvero della voglia di parlare di realtà che si occupano appunto di cose attorno al mondo dell'orologeria, in questo caso della realizzazione di splendide magliette, come in questo caso che richiama quella del mio Speedmaster, ovvero del Moonwatch, grafiche molto belle, design accattivante, ottima qualità, insomma c'è davvero di tutti i gusti, un prezzo davvero contenuto, e quindi se vi viene voglia di avere una maglietta per, diciamo così, se vi viene voglia di una maglietta per abbellire il vostro guardaroba, sapete dove guardare. Restando sempre in tema magliette, come non parlare di un'altra realtà che si occupa proprio di creare non solo magliette, ma anche felpe, anche cappellini, davvero tutto quello che vi può interessare se siete appassionati anche di moda e non solo di orologi, che riguarda proprio il mondo dell'orologeria. Ovviamente alcuni di voi avranno già capito di chi si tratta, sto parlando di In Caso di Vintage, una realtà italiana che realizza prodotti qui in Italia con estrema qualità, felpe, cappelli, davvero c'è di tutto per riuscire a realizzare un, diciamo così, guardaroba che possa strizzare l'occhio al mondo dell'orologeria. Una cosa che ho fatto per quanto riguarda questo video è stato chiedere ad alcuni artigiani non solo di fare quattro chiacchiere per parlare dei propri prodotti, ma anche di metterci la faccia. E quindi per il momento tolgo la mia faccia, metto la faccia di un ragazzo che realizza dei fantastici supporti per sostenere i nostri orologi con tanta qualità. Ma non vi voglio svelare altro, ve lo lascio vedere. Ciao a tutti, io sono Daniele, titolare di Bond Ideas. Siamo degli artigiani che si propongono come realizzatori di supporti per orologi di pregio e non. Il concetto alla base del prodotto è molto semplice, ovvero una base in marmo con un telaio in metallo a sospensione di un cuscino sulla quale viene bloccato l'orologio. Il telaio può essere realizzato cromato o dorato, mentre il cuscino, che ha un nucleo in alluminio, viene poi rivestito con della gomma piuma e della nappa, che può essere scamosciata piuttosto che liscia, in colorazioni diverse e dimensioni diverse per potersi adeguare meglio alle dimensioni di polso, sia maschili che femminili. Infatti qui vediamo un esempio, il Recta, che è appunto una base rettangolare che può ospitare due supporti per orologio, oppure come in questo caso la versione femminile con un cuscino per supporto dell'orologio e un braccetto per sostenere gli anelli. La versione quadra e round differiscono soltanto appunto per la base quadrata o rotonda e sono fatti appunto per tenere un singolo orologio. Il meccanismo che permette la regolazione dell'orologio, perché è un supporto diciamo dinamico, dà la possibilità di spostare l'orologio, è abbastanza semplice e qui si può vedere. Si può regolare in qualsiasi direzione proprio per evitare che anche i riflessi possano distogliere la lettura dell'orologio tenendolo su un tavolo o comunque su una scrivania. Può essere utilizzato anche ambidestro, perché il braccetto può essere appunto regolato girando l'orologio ovviamente sia a destra che a sinistra. Il prodotto normalmente viene spedito in un box, che è appunto questo, e nel box troverete sempre un panno per la pulizia dell'orologio e poi all'interno di una gomma piuma sagomata il prodotto stesso.
Questo logicamente è soltanto un piccolo campionario delle possibilità di colore e di forma che abbiamo sui nostri prodotti. Per maggiori informazioni vi chiediamo di seguirci sulla pagina Instagram www.bond e per il resto niente, seguiteci e vi ringrazio molto per l'ascolto. Un saluto da Daniele. Ciao! Non è finita qui, anzi ringrazio per chi ha voluto metterci la faccia e magari non è abituato a fare dei video, come un pochino ormai invece io ho iniziato a diventare, o almeno mi auguro, e voglio mettere la faccia di un altro appassionato di orologi che ha cercato di creare da questa passione dei prodotti molto belli che ci aiutano a conservare i nostri orologi tenendoli in sicurezza e, perché no, tenendo anche un occhio, strizzando l'occhio anche alle cose belle. E quindi porto orologi eleganti, pratici, ma anche qui non voglio dilungarmi, ve lo faccio vedere. Ciao a tutti da Wonder Watch Rolls. Ringrazio Pietro di Ghiera Orologi per lo spazio concessomi in questo video. Realizziamo watch roll, pochette e altri accessori per orologi completamente fatti a mano. Quello che vedete qui è il modello di watch roll classico che tutti conosciamo, ma con la particolarità di poter essere personalizzato nelle misure, nella combinazione dei tessuti e la possibilità di ricamare le proprie iniziali. Tutti i modelli sono equipaggiati con questo pad proteggicasse che serve per evitare contatti tra il bracciale e il fondello dell'orologio. Un altro accessorio fondamentale, ma anche complementare con il watch roll, sono le pochette singole e il wallet a due tasche. La pochette singola è realizzata per ospitare orologi fino a 46 mm. Stessa cosa anche per il wallet, ma con la possibilità di portare due orologi contemporaneamente con il minimo dell'ingombro. Infine vi presento un accessorio utile ma anche bello da tenere in casa, che è il watch tray. Si tratta di uno svuotatasche che all'occorrenza può essere utilizzato come base di appoggio per eseguire lavoretti tipo cambiare il cinturino. Se vi sono piaciute queste creazioni, andate a visitare la pagina Instagram Wonder Wrist. Grazie. Ecco, avete visto anche qui quanta passione, quanta voglia che questi ragazzi ci mettono per realizzare i propri prodotti. Tra l'altro, parentesi, sono io che li ho contattati, non c'è pagamento, cioè sapete come funziona, io non chiedo soldi per fare video, quindi è tutto così. Ringrazio anzi chi ha voluto metterci anche la faccia, oltre che inviarmi dei contenuti come hanno fatto questi ragazzi, perché insomma è sicuramente più impegnativo, non tutti hanno potuto farlo per diversi motivi, chi ha voluto farlo ha sicuramente un valore aggiunto per me, indubbiamente. Dulcis in fundo, l'avete già visto, mia moglie me l'ha regalato per il mio onomastico, un fantastico, una fantastica postazione per cambiare il cinturino, comunque per giocare con i nostri amati segnatempo. Questo ragazzo realizza, vi lascio qui un po' di video, un po' del suo profilo Instagram, insomma, un po' delle cose che ha realizzato, ve ne ho già parlato lungamente in quell'unboxing lunghissimo che ho realizzato con mia moglie. Ecco, questo ragazzo non solo realizza prodotti come questo, realizza anche delle scatole per portare orologi, delle scatole anche uniche, se volete fare un regalo speciale per un vostro segnatempo, magari avete un vintage, eccetera, e volete renderlo unico, può realizzare una scatola in legno per voi. Insomma, l'unica discriminante, l'unico fil rouge che deve accompagnare la richiesta che potete fare a lui, magari contattandolo su Instagram, è semplicemente che sia qualcosa fatta in legno. Lui è un artigiano del legno e attraverso il legno e la sua passione per gli orologi potrà confezionare qualcosa di speciale per voi. Magari vi inventate qualcosa insieme, un nuovo prodotto, una nuova cosa, e sicuramente ne saremo tutti più che felici. Io infatti sono felicissimo della mia Trap Station, Workstation, One Nation, non me lo ricordo, però insomma
mi metto qua le fotografie, è la postazione che utilizzo per cambiare i cinturini e non so, ne sono molto soddisfatto, la qualità è indubbia, è preciso, è fatto bene, insomma, la qualità si tocca. E di tutte le realtà di cui vi ho parlato, la qualità è davvero tangibile, quindi se state cercando qualcosa di particolare, io vi lascio qua sotto i link di tutti gli artigiani, così da fare un po' di shopping e di dare una mano anche a chi cerca di fare impresa nel nostro paese parlando di orologi e non solo realizzando orologi, come di solito faccio. Vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo contenuto. Vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me: Facebook, Instagram, gruppo Telegram, gruppo Facebook, ce n'è per ogni gusto e per ogni passione e appassionato. Vi ringrazio per aver visto questo contenuto e vi aspetto qui su YouTube per altri video come questo. Ciao!